Science. Eileen Lee riempie una siringa con una soluzione salina contenente piccole barrette al quarzo, elementi alla base di un nuovo metodo per combattere tutto, dal cancro all'ebola. David Money, professore di bioingegneria presso Harvard, punta al sistema immunitario umano, l'arma più efficace contro le malattie, che tuttavia a volte deve essere attivato per rispondere alle minacce. Le barrette si possono iniettare attraverso un ago, una volta diluite in una soluzione salina. Quando sono entrate nel corpo, quando sono nei fluidi corporei, possono essere assorbite dai tessuti circostanti e, collassando, generano una struttura tridimensionale. Questa struttura diventa di fatto un laboratorio di fortuna che viene creato all'interno del corpo, un laboratorio che è come una trappola capace di intercettare nei nanopori così creati le principali cellule immunitarie. Noi utilizziamo questi nanopori per diffondere un elemento che conduce milioni e milioni di cellule immunitarie nei pori. Qui si formano delle microparticelle che successivamente vengono programmate per fare il loro lavoro contro le malattie. Nelle nanoscopiche strutture biodegradabili che presentano microscopici nanopori si caricano le molecole organiche. Al loro interno vengono rilasciate le molecole contenute nei nanopori. Così è possibile richiamare le cellule dendritiche dell'organismo e riprogrammarle per riconoscere e attaccare le cellule del tumore. In studi sugli animali la ricerca ha dimostrato grande efficacia, adesso bisogna provare sull'uomo.